Amici di Direct Sport, buon pomeriggio dal Pala Restivo di Cagliari, ventesima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket Virtus Cagliari contro Sanga Milano, una partita che vado a presentare in compagnia dei due assistenti Andrea Piccinelli per ciò che riguarda il Sanga Milano, nello schiro invece per la Virtus Cagliari. Partiamo dalla formazione ospite, Sanga che arriva dopo una sconfitta, quella di Orvieto, in una partita pazza, siete andati sopra anche di 20 punti, poi cosa è successo? A Crema vi siamo partiti forse troppo forti. Abbiamo giocato veramente bene il primo quarto, poi ovviamente la reazione di Crema ci sta, noi però non abbiamo smesso di giocare con l'intensità, e quando poi prendi quei break rischi magari di arrivare in fondo senza energie e lucidità, e così è stato, abbiamo perso una partita che ci ha fatto male, diciamo. L'avversario era Crema, giustamente, non Orvieto, come ho detto erroneamente in precedenza. Passiamo alla Virtus. Virtus che arriva invece con quattro sconfitte in fila, però su questo campo spesso e volentieri ha fatto soffrire le big del girone, non ultima Crema, ma anche, ci ricordiamo, il Geas, per cui quest'oggi il pronostico è apertissimo. Sì, è aperto sino a un certo punto, perché il Sanga Milano è un'ottima squadra. E loro infatti stanno facendo un buon campionato. Noi veniamo invece da una sconfitta che non so neanche definire, perché l'abbiamo persa noi, poi l'abbiamo riaperta e l'abbiamo ripersa, quindi una partita non bellissima. Potrebbe, sai, le partite dove ipoteticamente sono chiuse inizialmente magari si gioca più tranquille, si può fare anche una discreta prestazione, speriamo. Virtus che ha una rotazione molto corta, però è forte sotto le plance, come avete preparato questa partita? Ma innanzitutto con grande rispetto per Virtus, perché ha un quintetto secondo me tra i migliori del campionato, a cominciare da Rossi in cabina di regia, Templari che la conosciamo tutti, sotto canestro due mie conoscenze come Lavinia che avevamo l'anno scorso, Silvia che l'ho avuta in commense, mi ricordo. È un quintetto dove bisogna stare molto attenti, ovvio, punti di forza sotto le plance, ma anche sugli esterni bisogna stare molto attenti. L'abbiamo preparata proprio non su un giocatore specifico, ma su tutta la squadra, perché merita rispetto, ecco. Dall'altra parte immagino che l'asse Maffenini 20 sia quello più temuto. Assolutamente sì, Maffenini ormai la conosciamo a memoria, però ogni volta che prepariamo qualcosa contro di lei riesce comunque a fare grandi prestazioni. Parliamo di quello che può essere l'obiettivo finale del campionato del Sanga. Avete perso qualche posizione dopo la sconfitta di Crema, però insomma le ambizioni sono ancora importanti. Diciamo che dietro Geas c'è un bel, che è in testa meritatamente, c'è un bel gruppetto in lotta per i playoff. Non nascondiamo che i playoff sono il nostro obiettivo, e adesso cerchiamo di classificarci nella posizione più alta possibile. È ancora possibile arrivare nelle prime quattro e noi ci crediamo, ecco. La Virtus invece è un po' in una zona grigia della classifica, i playoff sono un po' distanti a questo punto, la salvezza sembra assolutamente un obiettivo alla portata. Dove si possono trarre le motivazioni per cercare di andare fino in fondo in questo campionato? Motivazioni se ne devono trovare sempre e comunque, partite come queste ti devono dare una carica veramente alta, quindi devi avere sempre lo spirito di affrontare nel modo giusto, anche perché sì, è vero che adesso sembra tutto facile, ma non è così, la zona salvezza non è definitivamente scritta, e quindi bisogna stare molto molto attenti, non bisogna fare assolutamente passi falsi. Allora, questa era la presentazione della partita, io libero i miei due ospiti, noi ci prendiamo una piccola pausa ora, ma rimanete su directasport.it, tra poco la palla 2 di Virtus Cagliari Sanga Milano. Vesalio, Monreale e Barracca Manna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocar. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni, non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. Se stai pensando di vendere, la soluzione è nel nostro ufficio. Noi garantiamo certezza. A
Amici di Directa Sport, bentornati in diretta dal Palare Estivo di Cagliari. Sta per avere inizio la sfida tra Virtus Cagliari e Sanga Milano, ventesima giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket, partita che verrà arbitrata dai signori Lorenzo Bianchi di Rimini e Gian Lorenzo Miniati di San Giovanni Valdarno. La Virtus che arriva al match non in un grande momento di forma, come detto in precedenza sono quattro le sconfitte consecutive accusate dalla squadra di coach Ferazzoli, che nell'ultimo turno ha perso di due punti sul campo del Carugate, terzultimo in classifica. Una sconfitta questa che ha ridotto ormai al lumicino le speranze playoff delle cagliaritane, che oggi hanno bisogno di una gara di grande livello per poter avere la meglio del Sanga, che invece è quinto con 26 punti. Le ragazze di coach Franz Pinotti sono anch'esse reduci da una sconfitta di misura di appena 3 punti, 59 a 56 a Crema, una sconfitta che è costata il sorpasso in classifica non solo da parte delle cremasche ma anche di Orvieto, un KO abbastanza incredibile per le modalità con cui è maturato, visto che le milanesi hanno dilapidato nel corso del secondo tempo un bottino di 21 punti di vantaggio. Quest'oggi tra l'altro un dato curioso: si affrontano due formazioni che hanno un andamento esattamente speculare, 6 vittorie e 13 sconfitte per la Virtus, 13 vittorie e 6 sconfitte invece per il Sanga Milano. La partita che è iniziata, allora andiamo a dare lettura dei quintetti che hanno iniziato questa partita. La Virtus si schiera con le sue due torri sotto canestro, Lavinia da Silva e Silvia Sarni, assieme a loro ci sono il capitano Beatrice Mastio, con il numero 7 Elisa Templari, con il numero 5 Chiara Rossi. Dall'altra parte per Milano hanno iniziato questa partita Roberta Martelliano, Ligavente, con il numero 10 c'è poi il capitano Giulia Maffenini. Intanto tiro da tre punti preso e mandato a segno da Templari, che risponde regalando alla Virtus il primo vantaggio di questa partita. Completano lo starting five schierato da coach Franz Pinotti, con il numero 9 Canova, con il numero 4 Federica Pozzecco. Intanto partita che prosegue con la palla sotto, ricezione vicino a canestro per Ligavente, che utilizza bene il piede perno, appoggia il tiro al tabellone e permette a Milano di tornare avanti sul punteggio di 4-3. Virtus Cagliari che arriva a questa partita con una rotazione già di sua abbastanza ridotta, che si è ulteriormente ridotta nel corso della settimana, vista l'assenza di Valentina Mura, che era praticamente la sesta nella rotazione di coach Ferazzoli. Non solo, quest'oggi un'altra tegola per le cagliaritane, è infatti squalificata Giulia Ridolfi in seguito all'espulsione maturata nell'ultima partita di Carugate, una gomitata valutata forse anche in maniera troppo severa da parte della coppia arbitrale. Turno di squalifica per lei, quest'oggi siede sulle tribune del Palarestivo per assistere alla gara delle compagne. Virtus che ha approcciato abbastanza bene questo match dal punto di vista dell'energia, ora torna avanti con questi due liberi sul 5-4. Dall'altra parte Pozzecco dal palleggio, c'è spazio per Maffenini che poi va da Vente, il pallone che torna dalle parti di Pozzecco, prende il centro dell'area, alza la parabola ma sbaglia Pozzecco, tiene vivo al rimbalzo ancora Vente, la giocatrice lettone riesce a servire poi in punta Pozzecco, che chiama lo schema a corna, è pronta per il blocco Canova che taglia dentro, poi la palla che circola ancora sul perimetro, tiro da tre punti preso e mandato a segno da preso e mandato sul primo ferro ovviamente da parte di Martelliano. Parte la transizione della Virtus con Rossi che va a servire Sarni, accoppiamento con Vente, il tiro dopo il giro sul perno è sbagliato, recupera il rimbalzo Milano che già dall'altra parte con Maffenini, il pallone che torna poi dalle parti della giocatrice in maglia numero 7 Roberta Martelliano, che va dentro con energia, con coraggio, e si guadagna il fallo da parte della difesa, fallo che le permetterà di andare in lunetta con due tiri liberi. Roberta Martelliano già pronta a eseguire, guardia ala del 92, arrivata lo scorso anno a Milano dopo un triennio a Vicenza, sta realizzando 6,8 punti e 4,7 rimbalzi di media in 30 minuti di impiego, vanta anche un'esperienza in Sardegna nel 2011-2012 nelle fila della Mercede Alghero. Rimessa dal lato ora per la Virtus, 1-2 dalla lunetta per Martelliano, 8 minuti 2 secondi per concludere il primo quarto, ricezione dopo la rimessa per Rossi, chiamato lo schema da parte del playmaker della Virtus Cagliari,
sempre tanto minutaggio, un minutaggio intorno ai 38 minuti di media a partita, che immaginiamo sia destinato a crescere ulteriormente vista l'assenza, come detto, di Mura nelle rotazioni della Virtus. Qui infrazione di passi da parte di Mastio, che scivola col piede perno al momento della virata, e allora palla persa con Mastio, che ora va a ricevere le indicazioni da parte del suo tecnico Iris Ferazzoli. Dall'altra parte seguiamo l'azione del Sanga, che si affida ancora a Martelliano, il pallone in punta per Liga Vente, che gioca tanto lontano da canestro in questo inizio di partita. Canova prova a smarcarsi, la sfera che invece va dalle parti di Maffenini, arresto e tiro morbido per Giulia Maffenini, altri due punti più due Sanga, 7-5 ora il punteggio. Maffenini, che è la migliore realizzatrice di squadra del Sanga, sta viaggiando a 14-7 di media, aggiunge anche 6,6 rimbalzi, dunque importante il suo apporto anche sotto le plance. Si fa sportellate nel cuore dell'area, Sarni stata fermata in maniera irregolare da parte di Canova a giudizio della coppia arbitrale, trattenute e allora rimessa dal fondo per la Virtus, che può rimanere in zona d'attacco quando mancano 7 minuti e 8 secondi al termine del primo quarto. Rimessa in gioco per Rossi, si smarca e riceve il pallone Templari in uscita dai blocchi, manda sul primo ferro, rimbalzo qui per Da Silva con Maffenini, che però le strappa letteralmente il pallone dalle mani. Riparte ora il Sanga con la Virtus, che però mette pressione a tutto campo rischiando di complicare un po' le cose nell'attacco del Sanga. Sanga che riesce comunque ad arrivare dall'altra parte senza danni, il pallone affidato a Maffenini, che si sente in ritmo, spara però malamente sul primo ferro. La Virtus che ora prova a correre, Templari ribalta il lato per Mastio e poi il pallone ancora per Rossi, si fa vedere, vorrebbe palla in post medio Lavinia Da Silva, arriva Sarni per il blocco, vuole giocare ora l'uno contro uno, Rossi che scarica l'indirizzo di Mastio, fermata a giudizio degli arbitri in maniera regolare dall'intervento di Maffenini, che ha preso solo il pallone, rimesso dal fondo per la Virtus, 6 secondi per il tiro dalla formazione cagliaritana. Rossi a eseguire la rimessa, coach Ferazzoli passeggia a ridosso della sua panchina, dà indicazioni alle sue ragazze, il pallone ora per Templari, qui l'anticipo ottimo da parte di Pozzecco, tutta sola Pozzecco riesce a realizzare il layup del più 4 Sanga, 9-5 ora il punteggio con questi altri due punti realizzati da Federica Pozzecco, giocatrice triestina con un passato anche tra Trieste, la sua città natale, e Udine, tra A2 e A3. Qui Lavinia Da Silva prova la partenza lontano da canestro contro Liga Vente, cerca di prendere la linea di fondo, le sporca il pallone la giocatrice avversaria e allora rimessa dal fondo ancora una volta per la Virtus sul meno 4, 9-5. 5:57, ci stiamo avvicinando dunque alla metà del primo quarto di gioco. Templari, dopo la rimessa, mano sinistra, ha creato lo spazio per il tiro comodo che Rossi riesce a mandare a segno. Applaude il pubblico del Palarestivo, il canestro del meno 2 Virtus, 7-9. Dall'altra parte Pozzecco ha già chiamato lo schema, la prende in consegna Rossi, prova a farsi vedere Martelliano, si va invece da Canova, lo step back e poi il tiro lunghissimo però da parte di Canova. Coach Pinotti non è contento della soluzione scelta dalla sua giocatrice, avrebbe preferito una maggior pazienza. Canova che ha sbagliato dunque, e allora la Virtus che cerca di approfittarne con il possesso della possibile parità o addirittura del sorpasso. In punta ora c'è Da Silva, il blocco di Templari per favorire l'uscita di Sarni, un po' di sportellate là sotto con Sarni che riesce finalmente a ricevere il pallone, a un buon mismatch contro Canova. Canova che paga centimetri e chili rispetto alla giocatrice ex Umbertide, molto brava con l'uso del corpo a proteggersi e poi mandare per aria questo semigancio vincente. Parità allora al Palarestivo a quota 9. Qui Canova, ancora un pasticcio per lei in zona d'attacco, questa volta arriva l'infrazione di passi, vediamo se coach Pinotti fa alzare qualcuno dalla sua panchina. Per il momento ancora no, rimessa dal fondo per la Virtus e ora anche il Sanga va a mettere pressione con Pozzecco sulla ricezione di Rossi, da ripetere. La rimessa per la Virtus che ha avanzato la propria posizione solamente di qualche centimetro, ora rimessa dal lato, letteralmente buttata qui da Mastio. Martelliano ha vita facile nell'intercettare il pallone e porgerlo poi all'indirizzo di Pozzecco. Martelliano sul blocco di Canova con la mano sinistra accetta il cambio difensivo Sarni e le chiude bene la strada, buona difesa qui da parte di Silvia Sarni. La penetrazione ora cercata da Pozzecco, Canova recupera il rimbalzo dopo l'errore, si fa perdonare per le sbavature commesse in precedenza e realizza
il nuovo più 2 Sanga 11-9, è ora il punteggio, pressa tutto campo per il Sanga. Ora la Virtus sembra uscirne abbastanza bene con Mastio che riesce a consegnare il pallone a Chiara Rossi, si fa vedere da Silva, ancora Rossi con la mano sinistra che avanza, un po' bloccato ora l'attacco della Virtus, 8 secondi per trovare un tiro, sembrano abbastanza confuse ancora le idee per le ragazze di coach Ferazzoli, arresto e tiro di Rossi che ha provato a risolverla da sola, nulla di fatto, rimbalzo di Vente, pallone poi consegnato a Pozzecco che perde palla ingenuamente sul cambio di mano, allora Rossi a vita facile nel recuperare la sfera e ad appoggiare al vetro il canestro della nuova parità a quota 11, 3.50 per chiudere il primo quarto, altro errore per il Sanga, riesce a mantenere vivo però Maffenini che si appoggia dalle parti di Canova, tentativo di penetrazione, scarico ancora per Maffenini, tiro da tre punti sul primo ferro, rimbalzo lungo conquistato da Sarni e Virtus che torna in attacco con energia, cerca di prendersi l'inerzia del match, la squadra di coach Ferazzoli si sbraccia, vuole palla, Mastio che accenna anche a un taglio backdoor, ora Rossi a lavorare con la mano sinistra, ha alzato il pallone molto bene per Sarni, gran gioco a due questo per la Virtus che si prende la testa dell'incontro, 13-11, gira bene ora l'attacco virtussino, ottima qui l'intesa sull'asse Rossi-Sarni dall'altra parte, vediamo come risponde il Sanga con Martelliano, buona la partenza in palleggio, il passo d'incrocio però è viziato secondo la coppia arbitrale da un'altra infrazione di passi, non è convinta Roberta Martelliano della sanzione che le è stata comminata da parte degli arbitri, si rimane sul 13-11 più 2 Virtus, 3 minuti 3 secondi per andare al primo mini riposo, il pallone è ricevuto ora da Rossi dopo la rimessa, porta il pallone in zona d'attacco, lo cede poi a Beatrice Mastio, qui ancora un tentativo di anticipo da parte di Vente che non riesce però a completare il recupero, da Silva che provvede al consegnato per Templari, poi Rossi che esce dai blocchi, Rossi ancora con la mano destra, lo scarico per da Silva che può prendere anche questo tipo di conclusioni, lo dimostra ancora una volta ampiamente la giocatrice portoghese di passaporto britannico, ex tra l'altro della partita, canestro da due punti, allora 15-11 più 4 Virtus, coach Pinotti è costretto a chiamare timeout. Torniamo in diretta dal Palarestivo di Cagliari, vantaggio Virtus 15-11 il punteggio quando mancano 2 minuti e 39 secondi al termine del primo quarto, uno sguardo alle statistiche, Rossi sta trascinando la Virtus in zona offensiva, sono 6 i suoi punti, 4 invece per Silvia Sarni, dall'altra parte il Sanga che vede come miglior realizzatrice Liga Vente con 4 punti a referto, 2 a testa invece per Maffenini, Canova e Pozzecco, 1 invece per Martelliano. Ora coach Pinotti a colloquio con uno dei due arbitri, si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della formazione milanese che manderà Martelliano a eseguire. Non ci sono ancora stati dei cambi nel corso di questa partita, i rispettivi tecnici non hanno ancora ritenuto opportuno chiamare in causa le panchine. E allora si riprende a giocare con Pozzecco, va da Canova, tentativo di anticipo da parte di Da Silva, poi Vente che va da Pozzecco, Martelliano si fa vedere fuori dall'arco, il suo tiro è ancora una volta molto molto corto, si avventa prima di tutto sul pallone vagante Beatrice Mastio, poi Rossi dall'altra parte, ci ha preso gusto, voleva andare uno contro uno con Martelliano, è costretta a desistere, il blocco di Da Silva per Templari, poi Sarni, ancora un po' di impasse nell'attacco della Virtus, 6 secondi per trovare un tiro, Rossi con lo scarico, una fucilata che Mastio non può ricevere da quella distanza, ora arriva finalmente il primo cambio dell'incontro, esce Canova per Milano ed entra con la canotta numero 6 Stefania Guarneri, pivot del 1995, dunque cerca di alzare il livello dei centimetri del peso sotto le plance, coach Pinotti ora a colloquio proprio con Canova, qualcosa da sistemare immaginiamo in fase difensiva per la giocatrice in maglia numero 9, qui errore per Vente che non sta trovando gran ritmo ancora all'interno di questa partita, 1 minuto e 38 per chiudere il primo quarto, la Virtus che ha la palla per allungare ancora nel punteggio, qui usa molto bene il fisico, Lavinia Da Silva che fa sportellate là sotto con Liga Vente, si guadagna lo spazio per la ricezione e subisce il fallo in azione di tiro, intanto è pronto un altro cambio, entrerà per Milano con il numero 5 Ludovica Rossini, esce con il numero 4 invece Federica Pozzecco che va a riposare un pochino, Lavinia Da Silva è pronta in lunetta a convertire
i due liberi, il primo va a segno anche con un po' di fortuna, 12,5 punti, 11,3 rimbalzi di media, tirei liberi col 72%, Lavinia da Silva che è la terza miglior rimbalzista del campionato dietro a Mazzionite e Correal, sta dunque producendo una stagione di tutto rispetto, Lavinia da Silva, ex Sanga Milano. Dall'altra parte il tentativo di penetrazione, poi Maffenini che si prende il tiro da due punti, fanno segno gli arbitri, lo manda a segno 17-13, ora il punteggio 1 minuto e 10 al termine del primo quarto, il consegnato di Rossi per Templari, poi Sarnik da dentro, ancora da Rossi, il tiro in allontanamento per Rossi, errore ma lavora molto bene al rimbalzo, anche qui Silvia Sarnik subisce il fallo da parte di Guarneri, in questa circostanza anche lei potrà andare in lunetta con due liberi, Sarni è già pronta all'esecuzione ma prima ci sono degli altri cambi, esce Mastio per la Virtus ed entra in campo con il numero 8 Marta Vargiu, giocatrice fedelissima praticamente di coach Ferazzoli che ha avuto poco spazio nel corso di questa annata a causa di vari problemi fisici. Dall'altra parte è entrata Rossini, come detto in precedenza è entrata anche con il numero 3 Paola Novati, giocatrice ex Biassono, intanto a segno col primo libero Silvia Sarni, 18-13, continua a macinare dal punto di vista del punteggio la Virtus, ora sul più 6, massimo vantaggio 19-13, il palleggio qui da parte di Rossini che rischia per un attimo di buttare il pallone, Maffenini dentro per Vente che si appoggia al vetro, riesce a trovare la via del canestro, 19-15, 43 secondi prima del primo mini intervallo, Vargiu a dirigere le operazioni nell'attacco della Virtus, si fa murare questo tentativo di passaggio, poi Maffenini che si complica la vita palleggiandosi da sola su una gamba, qui si dispera, Maffenini poteva andare a segno con due punti facili, ha gettato tutto alle ortiche ma il Sanga che potrà comunque rimanere in zona d'attacco, 18 secondi per il tiro della formazione milanese, 32 invece al termine del primo quarto, è già finita la prima parentesi in partita di Marta Vargiu, coach Ferazzoli è molto molto arrabbiata con lei per la palla persa, arrivata in precedenza a Milano in attacco con Rossini, fuori per Martelliano, prova a farsi vedere Vente, si va invece dalle parti di Maffenini, la circolazione per Novati, prova a giocare l'uno contro uno contro Da Silva che però difende molto bene, errore al tiro e poi Pellegrini Bettoli che cerca di contrastare Rossini, altro extra possesso per Milano che non può andare però nemmeno in questo caso fino allo scadere del primo quarto, Maffenini a due secondi dal termine del cronometro del tiro, più arbitrale vede un fallo lontano da canestro, a subirlo è stata Liga Vente, allora rimessa dal fondo ancora per il Sanga che deve trovare un tiro come detto in tempi rapidissimi, due secondi al termine del cronometro dei 24, tanto altro fischio arbitrale per una trattenuta ai danni di una giocatrice del Sanga che cercava di smarcarsi, altra rimessa dal fondo, si fa vedere Martelliano, palla fuori per Vente, poi consegnato ancora per Martelliano, qui va a spendere il fallo nel ritardo, situazione di pick and roll, Lavinia da Silva, fallo che permetterà a Martelliano di andare in lunetta, anzi meno in questo caso c'è il bonus per il quarto fallo di squadra commesso dalla Virtus, dunque non si può ancora tirare, qui Vente si prende il tiro dalla lunga distanza, lo manda sul primo ferro, Rossi poi cattura il rimbalzo, non riesce a prendere la preghiera allo scadere del cronometro, finisce dunque il primo quarto al Pallarestivo di Cagliari, davanti un po' a sorpresa c'è la Virtus con il punteggio di 19-15 sul Sanga Milano, ora noi ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torneremo in diretta pronti a raccontarvi il secondo quarto. Inizia il secondo quarto di Virtus Cagliari, Sanga Milano, si riparte dal punteggio di 19-15 in favore delle cagliaritane che hanno disputato un primo periodo di gioco davvero molto molto importante. Questo inizio di secondo quarto però esordiscono con una brutta palla persa che costa due punti facili regalati a Novati, canestro del meno 2 Sanga, 19-17, Templari con la partenza in palleggio contro Martelliano, poi lavora sul blocco di Sarni, tiro da tre punti cortissimo, airball per Templari, allora riparte il Sanga che cerca
trovare nuovamente la testa dell'incontro, Ligavente in punta, copiata con Da Silva, poi si va da Rossini che cerca il post basso di Maffenini, Maffenini col tiro in allontanamento difficile ma mandato comunque a segno, parte di Giulia Maffenini e dunque arriva la parità al Palarestivo, 19-19, mini break Sanga 4-0, entrando in questo secondo quarto tornerà presto sul parquet il capitano della Virtus Beatrice Mastio, qui movimento interessante, spalla a canestro da parte di Lavinia Da Silva, è molto molto interessante anche il suo duello con Ligavente, fallo ancora una volta della giocatrice in maglia numero 21, due liberi per Lavinia Da Silva, intanto quello appena commesso era il secondo fallo di Vente, esce Sarni ed entra in campo Mastio, dunque un tetto abbassato per la Virtus, d'altra parte esce Novati ed entra nuovamente in campo Canova con la canotta numero 9. Tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Lavinia Da Silva, il suo primo tiro va a segno, 20-19 il punteggio in favore della Virtus. Ora due su due per Lavinia Da Silva, 6 punti per lei fino a questo momento, due rimbalzi conquistati, la giocatrice ex Sanga che, come detto in precedenza, sta viaggiando in doppia doppia di media in questo campionato. Rimessa dal lato qui per la formazione milanese con Maffenini che va a eseguire all'indirizzo di Rossini, poi il pallone che circola ancora sul perimetro con Martelliano che attende il piazzamento delle compagne, va fino in fondo, fa tutto da solo in questo caso, Martelliano appoggia con la mano sinistra il canestro della parità a quota 21, 8-38 per andare al riposo lungo, si fa vedere fuori dall'arco Lavinia Da Silva, ancora un'occhiata, poi la partenza in palleggio contro Vente, arriva la stoppata e proteste veementi da parte di Lavinia Da Silva che voleva un fallo, poi Rossini arresta il tiro dal cuore dell'area, canestro facile per Rossini, due punti che permettono questi al Sanga di tornare in testa all'incontro sul 23-21. Vargiu prova a mettere ordine nell'attacco della Virtus, Lavinia Da Silva osserva il taglio di Rossi, si va poi ancora da Vargiu, arriva Templari, sporcato qui il pallone, altra persa da parte della Virtus, non benissimo in queste fasi iniziali del secondo quarto, Maffenini in ritmo da tre punti, sbaglia, rimbalzo difensivo importante questo conquistato da Da Silva, Virtus che sta avendo qualche difficoltà ora in attacco, cerca di affidarsi ancora a Rossi, il palleggio di Rossi che indietreggia, poi serve Lavinia Da Silva, il pallone poi per Marta Vargiu, la partenza in palleggio contro Maffenini che la tiene agevolmente, il pallone ribaltato poi per Templari, finisce per terra Martelliano, non arriva un fischio da parte degli arbitri, Rossini riceve il pallone, va a prenderla in consegna Rossi, pallone che ora arriva in punta per Martelliano, Virtus che si schiera a zona, ora tiro da tre punti preso e sbagliato dal Sanga, prova a partire il contropiede della Virtus con Vargiu che ha tanto spazio per il tiro dalla lunga, lo manda a segno Marta Vargiu, esplode il pubblico del Palarestivo per questo canestro da tre punti di Marta Vargiu, 24-23 Virtus, come detto in precedenza non benissimo entrando in questo secondo quarto, ma canestro di Vargiu ha permesso di ritrovare la testa dell'incontro quando mancano 7 minuti 4 secondi al termine del secondo quarto, partita molto molto equilibrata, entrambe le formazioni arrivano da una sconfitta, come detto in precedenza, anzi sono 4 le sconfitte in fila per la Virtus e dunque entrambe cercano il riscatto quest'oggi, intanto pausa della partita che ci permette di ricordare, di ricordarvi quelli che saranno i prossimi appuntamenti sui nostri schermi, un weekend davvero molto molto intenso, quello di Directa Sport, innanzitutto tutto il basket di Serie A2 femminile che coinvolge ovviamente le formazioni sarde, non solo la Virtus Cagliari ma anche il Cus Cagliari impegnato nel importantissimo match salvezza contro Bolzano e anche ovviamente la sfida del San Salvatore Selagius che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al lanciatissimo Geas Sesto San Giovanni, poi torna il combat sui nostri schermi in serata, gala di Muay Thai da Sinna, il meglio
della Muay Thai isolana con le migliori federazioni di Muay Thai, ognuna porterà il proprio migliore atleta, ci saranno due tornei rispettivamente per la classe A e la classe B dei 62 chilogrammi. Lo spettacolo è assicurato, poi la domenica come sempre il giorno dedicato al calcio con il nostro servizio diretta esclusiva vi regaleremo ancora una volta le emozioni del campionato di eccellenza regionale con la sfida del Valle d'Oria impegnato sul campo dell'Atletico Uri. Saremo in diretta dal comunale di Usini a partire dalle 14:45 di domani, poi come sempre in serata tutti gli highlights delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D, ma non solo, sono infatti previste delle sorprese per i nostri ascoltatori a brevissimo, un regalo per tutti gli appassionati dello sport dilettantistico isolano, un piccolo regalo che stiamo cercando di confezionare, un TG che riguarderà tutto lo sport sardo, ovviamente a carattere dilettantistico, questo poi il nostro core business, senza ovviamente perdere di vista quelle che sono le realtà maggiori dello sport sardo, a iniziare dal Cagliari Calcio, arrivando poi alla Dinamo Sassari e all'Olbia Calcio. Intanto 26-23 il punteggio, più 3 Virtus, è andata ancora a realizzare con la Vigna da Silva, ma Fenini fuori per Pozzecco che nel frattempo è tornato in campo, pescato bene il taglio di Martelliano, pallone ancora fuori per Pozzecco, primo ferro con il tiro da 3 punti, poi si lotta a rimbalzo con Mastio che finisce a terra, il pallone che verrà assegnato alla Virtus Cagliari. Coach Pinotti continua a far ruotare le sue ragazze, pronta a tornare sul parquet con il numero 5 Ludovica Rossini, anzi si tratta della giocatrice in maglia numero 6 Stefania Guarneri, ed esce, va a riposare in panchina. Liga 20, 5 minuti 57 secondi al termine del secondo quarto, con la Virtus sul più 3, palla in mano. Mastio, disturbata qui da Canova che sosteneva di aver trovato solamente il pallone, non è così secondo gli arbitri, applaude ancora il pubblico della Virtus, rimessa dal lato, questo era il terzo fallo di squadra da parte del Sanga nel corso del secondo quarto, rimessa dal lato affidata alla Vigna da Silva che serve Rossi in uscita dei blocchi, Pozzecco va a cercare palla, poi c'è anche Canova a mettere pressione su Mastio, il tentativo di penetrazione da parte di Mastio che alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Guarneri, trova il passaggio d'apertura all'indirizzo di Maffenini, poi il pallone per il play milanese, Pozzecco, ancora Maffenini, va a prenderla in consegna Marta Vargiu, Martelliano lontano da canestro, ora c'è Pozzecco che osserva il taglio di Guarneri, preferisce andare da Maffenini, 5 secondi per il tiro del Sanga, si deve affrettare Maffenini che si prende un tiro da 3 punti senza grosso ritmo, ma ci vuole tutto il talento offensivo di Giulia Maffenini per mandare a referto questo genere di conclusione. Altra parità, 26-26, 5 minuti esatti al termine del primo quarto, qui anticipo di Martelliano, Pozzecco completa il recupero, ancora Martelliano che ha spazio per il tiro, vuole andare invece dalle parti di Canova, Martelliano ancora per Pozzecco, continua a circolare il pallone nell'attacco del Sanga, Martelliano per Canova, buona la partenza col primo passo contro da Silva. La sua partenza però è viziata da un'infrazione di passi secondo la lettura arbitrale. Staffetta tra lunghe, intanto nel quintetto della Virtus esce da Silva, torna in campo Sarvi. Da Silva fino a questo momento con 8 punti e 4 rimbalzi, 2 su 3 da 2, 4 su 5 ai liberi. Questi i numeri della giocatrice portoghese. Intanto ancora Rossi a gestire questo possesso offensivo per la Virtus Cagliari. Sarni osserva il taglio di Templari, ancora Templari che cerca di aggirare la difesa di Martelliano usando anche il braccio a uncino, un po' di malizia, un po' di esperienza qui per Templari. Coach Pinotti va a lamentarsi proprio di questo aspetto con gli arbitri, l'utilizzo del braccio a uncino che non è regolare, e qui viene redarguito il tecnico del Sanga con l'arbitro che va a dargli la sua lettura. Dialogo molto molto prolungato tra il direttore di gara e coach Pinotti, partita che rimane ferma, tra poco potrà riprendere con la rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari.
sale anche il livello del tifo qui al Palarestivo. Il pallone per Chiara Rossi, accoppiata con Pozzecco, un po' di impasse, ora Rossi si deve inventare qualcosa, finisce col commettere infrazione di passi in partenza, difficile trovare una soluzione a quel punto con davvero poco ritmo nell'attacco virtussino. Si rimane sul punteggio di 26 pari, 4-20 al termine del secondo quarto. Il pallone in gomito per Guarneri, poi Pozzecco contro la zona ancora della Virtus, lo scarico in angolo per il tiro da tre punti di Martelliano, sfortunata qui Martelliano, rimbalzo raccolto da parte di Sarri, poi parte l'azione da parte della Virtus con Rossi che lavora sul blocco di Sarri. Sarri va a commettere blocco irregolare a giudizio della coppia arbitrale, un po' di proteste ora sia da parte del pubblico che da parte di Sarri, sosteneva invece di essere stata spinta alle spalle al momento del blocco. Fatto sta che il pallone viene assegnato al Sanga con ora la circolazione paziente contro la difesa a zona della Virtus Cagliari. Pozzecco per Maffenini, poi la finta di consegnato pregevole da parte di Guarneri che sbaglia poi con il tiro in allontanamento, tiene vivo a rimbalzo ancora il Sanga, extra possesso per la formazione milanese, ora con Martelliano, palla fuori per il tiro da tre di Maffenini, altro canestro di Giulia Maffenini che prova a prendersi la scena. Questo era il 12° punto della sua partita, più 3 Sanga, 29-26, 3 su 5 da 2, 2 su 5 da 3, queste le cifre di Maffenini. Arriva un altro anticipo per Milano che qui prova a correre con Pozzecco, decide saggiamente di attendere l'arrivo delle compagne mentre rientrerà tra pochi istanti da Silva nelle fila della Virtus. Maffenini per Pozzecco, prova a tagliare ora la stessa Maffenini che si fa vedere dall'altra parte, riceve ora il pallone, batte facilmente dal palleggio Templari, poi Guarneri che si prende il tiro, lo sbaglia, Canova lotta a rimbalzo, errore anche per lei, Templari riesce a mantenere lì la sfera, riparte l'azione della Virtus che ora si affida a Rossi, prova a puntare Martelliano, arriva il blocco di Sarri che poi taglia dentro, arresto e tiro per Rossi, a segno Chiara Rossi, buona la partita dal punto di vista balistico fino a questo momento di Chiara Rossi, 3 su 5 da 2, 2 su 2 i liberi, 2 rimbalzi, queste le statistiche della giocatrice ex tra le altre Venezia Lucca, Alcamo e Umbertide. Qui spazio per la tripla di Pozzecco che sbaglia, Maffenini però è dappertutto, recupera il rimbalzo e appoggia al vetro, altri due punti, 31 a 28, viene aggiustato ora il punteggio sul tabellone, più 3 Sanga Milano. Vargiu ora con qualche problema sulla pressione difensiva ancora forte da parte del Sanga. Templari con la mano sinistra prova a partire in palleggio, va dentro, ottimo lo scarico per Sarri, almeno nelle idee, non tanto nell'esecuzione, col pallone che carambola su uno stinco praticamente di Sarri, poi il pallone per Pozzecco dall'altra parte, il tiro sbagliato qui da Pozzecco in precario equilibrio, recupera poi Rossi. Vargiu ha tantissimo spazio per il tiro, provava a farsi vedere Sarri, le due finiscono con il disturbarsi, Sarri non è molto contenta della soluzione adottata dalla compagna in precedenza, ancora Sarri a lavorare sul, o meglio Rossi a lavorare sul blocco di Sarri, stavolta gli arbitri vedono il fallo di Guarneri sulla giocatrice in maglia numero 29 della Virtus. Intanto 4 cambi tutti assieme ora sul parquet, tornano Novati e Rossini per Milano, per la Virtus invece c'è l'ingresso in campo con la maglia numero 20 di Matilde Mancini, dovrebbe trattarsi sì, di Matilde Mancini, dunque prende posto in campo la giocatrice giovanissima, prodotto del settore giovanile virtussino. Errore intanto col primo libero per Sarri, abbastanza nervosa, è tornata intanto sul parquet anche Lavinia da Silva con la canotta numero 1, conciliabolo tra Rossini e Maffenini. Nel frattempo su chi dovrà andare a gestire il prossimo possesso, su come dovrà essere gestito questo possesso, 29-31 qui Guarneri, il pallone sotto per Novati, qualche problema per Novati, l'ex giocatrice di Biassono riesce ad andare fuori, poi pescata ancora una volta Guarneri, appoggia con la mano sinistra Guarneri, 33-29, più 4 ripristinato per il Sanga
Mancano 57 secondi ora al termine del primo tempo di gioco al Palarestivo di Cagliari, consegnato di Sarli per Vargiu, poi taglia Sarli anche con qualche contatto proibito da parte delle avversarie. Maffenini recupera il pallone, va a realizzare in contropiede solitario, piccolo strappo ora per il Sanga che torna sul più 6. Vediamo se la Virtus riesce a reagire a questo momento di difficoltà. Vargiu per Sarli, si fa vedere, riceve Lavinia da Silva, poi esce ancora una volta Vargiu, riceve il passaggio consegnato da parte della compagna, va a metterle pressione Rossini, ancora Vargiu che tiene tanto il pallone in mano. Da Silva sta per scadere il cronometro dei 24, qui ha improvvisato praticamente un passaggio per Sarli, intercettato facilmente però dalla difesa di Milano. Qui Rossini non riesce ad andare a concludere, potrà usufruire comunque di una rimessa dal fondo il Sanga. Ora con Maffinini che si porta nella zona delle operazioni, 7 secondi per concludere il secondo quarto. Vediamo come il Sanga gestisce questo ultimo possesso del secondo quarto. Qui pallone buttato direttamente sulla rimessa, allora c'è spazio per l'ultima conclusione della Virtus con Vargiu che ha tentato qui un difficilissimo tiro in corsa, non ha trovato fortuna la giocatrice ex Ariano Irpino. Allora termina il primo tempo al Palarestivo di Cagliari, davanti c'è il Sanga Milano sul punteggio di 35-29 contro la Virtus Cagliari. Un'occhiata alle statistiche, la migliore realizzatrice per il Sanga Milano è Giulia Maffenini che è già arrivata a quota 16 punti nel match, dunque già sopra media la giocatrice del Ponte Casadaste. Dall'altra parte le migliori realizzatrici nelle fila della Virtus sono Chiara Rossi e Lavinia da Silva, entrambe a quota 8 punti. Ora noi ci prendiamo una piccola pausa, ma tra 10 minuti torneremo in diretta pronti a offrirvi il secondo tempo di Virtus Cagliari Sanga Milan. Pronto per l'inizio del secondo tempo al Palarestivo di Cagliari, davanti c'è il Sanga sul punteggio di 35-29, formazione milanese trascinata dai 16 punti di Giulia Maffenini che va a eseguire la rimessa all'indirizzo della compagna in maglia numero 5 Rossini, poi il pallone consegnato ancora per Maffenini che lavora sul blocco di Novati, ancora palla per Rossini, circolazione perimetrale prolungata, qui creato lo spazio per il tiro che però Guarneri sbaglia, allora riparte la Virtus che cerca ancora un allungo per cercare di riprendere il Sanga. D'altra parte Rossi in possesso del pallone, servita l'uscita da parte di Lavinia da Silva che cerca lo spazio per il tiro in allontanamento, trova poi il pallone Sarli che realizza il canestro del meno 4, 35-31, tantissimo spazio qui concesso a Martelliano, persa da parte della difesa, non perdona Roberta Martelliano, due punti subito restituiti dal Sanga, 37-31 il punteggio. Da Silva riceve il pallone fuori dall'area, il pallone poi ancora per Rossi, un po' come Maffenini ha cercato di trascinare soprattutto nel reparto esterni la Virtus nel corso del primo tempo. Sono in questo canestro 10 i punti di Chiara Rossi, spesso e volentieri andata a prendersi responsabilità in zona d'attacco per la formazione bianco-blu. Qui errore al tiro e poi palla persa in maniera a dir poco banale con la stessa Rossi, andava a ricevere il passaggio di apertura, pallone che è scivolato dalle mani dell'esperta giocatrice in canotta numero 5. E allora ancora zona per la Virtus, fronte pari con Templari che va a mettere pressione su Martelliano, ora il pallone che va dalle parti di Rossini, si fa vedere Guarneri che riceve in gomito, ancora Guarneri che cerca il passo d'incrocio, buona la difesa di Sarli, poi Martelliano spara da tre punti, errore, poca energia, rimbalzo stavolta per la Virtus, allora Rossini mantiene vivo, ora c'è Maffenini per il Sanga, Guarneri fuori per Novati, cadendo all'indietro il
tiro sbagliato poi Martelliano, ancora un extra possesso per il Sanga col pubblico del Palarestivo che rumoreggia per la scarsa energia, la scarsa convinzione a rimbalzo da parte delle cagliaritane. Novati prova a fare tutto da sola con la partenza in palleggio con la mano sinistra, poi il tiro che si spegne però sul secondo ferro. Rossi per Mastio, si gira Mastio, cerca di andare in penetrazione con la mano destra, il pallone poi dato fuori ancora all'indirizzo di Rossi, lavora sul blocco di Sarmi, ancora Rossi che si crea lo spazio per il tiro andando dentro da sinistra con la mano destra. Due punti che valgono il meno 2, Virtus 37 a 35 nel punteggio. Riprendono quota le speranze della formazione di casa, trascinata ora anche da parte del pubblico. Fallo in attacco di Novati che è a dir poco sorpresa per questo fischio arbitrale. Fallo della giocatrice in maglia numero 3, persa per il Sanga. E allora coach Pinotti ricorre al minuto di sospensione e spedirà presto sul parquet anche Pozzecco per cercare di aggiungere qualcosa dal punto di vista del fosforo in zona d'attacco per il Sanga. Tanto riepiloghiamo anche quella che è la situazione delle due squadre. Abbiamo detto bilancio speculare per le due formazioni, 6 vittorie, 13 sconfitte per la Virtus, 13 vittorie invece e 6 sconfitte. Questo è il bilancio del Sanga Milano. La prossima settimana il campionato di Serie A2 rimarrà fermo in occasione della Coppa Italia. La partita d'andata al Palaiseo lo scorso 29 novembre fu la vittoria del Sanga per 73 a 52 con 14 punti di Maffenini e 14 anche per Pozzecco. Riepiloghiamo anche quelle che sono le altre partite che compongono questa 20ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. Albino Castelnuovo Scrivia, Orvieto Crema, Costa Masnaga Empoli, San Salvatore Geas, Cuscaglieri Bolzano, Mercedes Alghero Castel Carugate. Alla prossima pausa della partita andremo a sbirciare, a vedere un po' cosa sta succedendo sugli altri campi, nelle altre partite che si stanno giocando in contemporanea. Intanto ricordiamo anche quelli che saranno i prossimi impegni di queste due formazioni. La Virtus che sarà di scena fra due settimane sul parquet di Castelnuovo Scrivia, il Sanga Milano che invece riceverà il Fassi Albino in una sfida importante in chiave playoff. Qui palla dentro per Lavinia da Silva che però sbaglia l'appoggio a canestro, ha già recuperato Maffenini che vuole ora ragionare, vuole attaccare con calma, chiamata in causa Martelliano, il pallone poi per Guarneri, la finta Maffenini, tiro da tre aperto e sbagliato, rimbalzo lungo per da Silva che ora corre in campo aperto, sceglie Templari, va dentro Templari, fermata fallosamente dall'intervento di Pozzecco. Ci saranno due liberi per Elisa Templari, liberi che potrebbero regalare ancora una volta la parità alla Virtus all'interno di questa partita. Coach Pinotti che non ha trovato un grande attacco nemmeno in uscita dal timeout, tutto pronto per l'esecuzione dalla lunetta di Elisa Templari, giocatrice del 1989, nativa di Montevarchi, le ultime due stagioni in A1 nelle fila di Lucca. Sta realizzando 16,2 punti di media con 4,4 rimbalzi in 38 minuti di impiego medio. È la miglior giocatrice dal punto di vista realizzativo della Virtus. Qui fa 2 su 2 dalla lunetta e regala alle cagliaritane la nuova parità a quota 37. Dicevamo di Elisa Templari che sta tirando col 79% i liberi, col 30% invece sta tirando da 3 punti la giocatrice in maglia numero 7 della Virtus, che qui va a recuperare un altro pallone anche a lanciarsi in contropiede, rischia un po' sulla pressione del Sanga che riesce a tornare subito in possesso di questo pallone affidato poi a Pozzecco. Maffenini sceglie Martelliano, pallone poi per ancora Pozzecco, Martelliano a spazio per il tiro da 3 aperto e mandato a segno da Roberta Martelliano, tiro aperto, piedi per terra, a segno il canestro delle più 3 Sanga, 40 a 37. Pronto un doppio cambio con Vente e Canova che stanno per tornare in campo per Milano. Sarmi dà un'occhiata dentro dalle parti di Da Silva che va su forte contro Guarneri, molto più scafata nell'utilizzo del corpo, spalle a canestro, quelle situazioni Lavinia Da Silva rispetto alla sua avversaria piuttosto giovane, classe 95, Guarneri. Tanto è pronto il doppio cambio, escono Maffenini e Novati per il Sanga, dunque in campo come detto in precedenza Canova e Vente.
alzato un po' il quintetto da parte ora del San Gavilano. Intanto primo libero realizzato da Lavinia da Silva, 38-40, nuovo meno 2 Virtus, che ancora una chance dalla lunetta con il suo pivot portoghese, 2 su 2 ancora per da Silva. Diamo un'occhiata le sue statistiche, ora sono 10 punti e 6 rimbalzi anche oggi, dunque pienamente in media statistica. Lavinia da Silva, intanto Martelliano lavora dal palleggio, scambia con Canova, ancora Martelliano, palla ora per il tiro da tre punti sbagliato da parte di Pozzecco, si lotta furiosamente a rimbalzo, Pozzecco in qualche modo riesce a tornare in possesso del pallone con Rossi che finisce per terra, si continua a giocare, Martelliano per Pozzecco, la finta, lavora ancora il Sanga contro la zona della Virtus, si fa vedere anche Vente che vorrebbe il pallone in gomito, viene però ignorata, Martelliano dentro con la mano sinistra, buono lo scarico per Guarneri, la stoppata prepotente però da parte di Lavinia da Silva, attenzione alla Virtus che riparte con il possesso del possibile nuovo vantaggio mentre sta subito per tornare in campo Maffenini, qui il tiro tosto semplice sbagliato però da Sarni, preferito non appoggiare al tabellone, con la posizione sarebbe stato forse preferibile. Ora Canova per Pozzecco, anzi si trattava di Guarneri, ora il pallone che arriva in punta per Martelliano, Pozzecco osserva il taglio di Guarneri, lavora con pazienza ancora il Sanga, troppa forse la pazienza contro la zona della Virtus, Templari prova a fare tutto da sola contro due avversari e alza la parabola, va a segno con tutto il suo talento offensivo, Elisa Templari permette alla Virtus di mettere nuovamente il naso avanti sul 41-40 col Pallarestivo che ora entra nuovamente in partita, Pozzecco dal palleggio contro da Silva, palla fuori per Martelliano, Canova la finta e poi ancora Martelliano, altra tripla frontale stavolta spedita sul secondo ferro, poi si lotta a rimbalzo, Mastio deve arrangiarsi in qualche modo contro Vente, arriva un fischio arbitrale, il fallo deve essere stato commesso dalla giocatrice della Virtus, prova a spiegarsi con coach Ferazzoli, Beatrice Mastio, rimessa dal fondo intanto per il Sanga, 3.56 per chiudere il terzo quarto, palla subito sotto per Guarneri, va fuori da Vente, la finta, la partenza in palleggio, chiedeva un'infrazione di passi il tecnico della Virtus, mano sinistra per Martelliano in ritmo, Maffenini preferisce avvicinarsi a canestro, il suo tiro con pochissima parabola si spegne sul primo ferro, Templari dall'altra parte prova a correre, c'è con la ricezione Lavinia da Silva, poi Mastio, bisogna di ragionare un pochino ora la Virtus di recuperare le posizioni in zona d'attacco, Guarneri va a mettere pressione, poi lo spazio per il tiro dalla media distanza, va a segno ancora Lavinia da Silva, attenzione alla Virtus ora sul più 3, 43-40 il punteggio, 3-10 per chiudere il terzo quarto, Canova occhiata dentro, va poi da Martelliano, Canova, poi Maffenini prende in consegna dalla Chiara Rossi, in angolo c'è Martelliano, rischia la persa che poi arriva con Templari che corre in contropiede, fermata dal fallo giudicato antisportivo da parte di Maffenini che va subito a scusarsi con l'avversaria, fallo antisportivo di Maffenini, pronto un cambio, torna sul parquet Novati per Milano, esce Guarneri, momento di difficoltà, ora forse inaspettato da parte del Sanga, con la Virtus che avrà a disposizione due liberi più possesso per effetto del fallo antisportivo commesso da Maffenini su Templari, primo libero realizzato più 4 Virtus, 44-40, ancora Templari che in questa partita ha mandato a segno 8 punti, diventano 9 con il secondo libero mandato a segno, possesso aggiuntivo per la Virtus, è pronto un cambio, esce Templari, va a riposare un pochino, applaudita dal pubblico, applaudita dalla panchina, riceve il 5 anche del presidente Riccardo Fava, ora rimessa per Marta Vargiu che è tornata in campo, schema maglia chiamato ora da Chiara Rossi, si va da Beatrice Mastio, ora Sarni raddoppiata in angolo, riesce a ribaltare in qualche modo per Vargiu, poi tiro da tre punti per Rossi, a segno Chiara Rossi, 48-40 più 8 Virtus, gran terzo quarto da parte delle ragazze di coach
Ferazzoli che a sorpresa stanno domando le Tigri nel Sanga Milano. La partita però è ancora lunghissima. Qui altro recupero, Sanga che sta veramente incontrando delle difficoltà, sembrano insormontabili di fronte alla difesa a zona della Virtus. Ora Rossi, la partenza in palleggio contro Canova. Ora Rossi che mantiene aperto il palleggio, va poi da Silva, pallone buttato qui dalla Virtus, Maffenin in contropiede, layup facile, respira un po' il Sanga, meno 6, 48 a 42, due minuti esatti al termine del terzo quarto, lavora dal palleggio ancora Chiara Rossi. Beatrice Mastio serve il taglio di Lavinia da Silva, si va poi da Sarni e sceglie di andare dalle parti di Vargiu. Vargiu che è accoppiata con Maffenini, il pallone per da Silva che sceglie di andare in penetrazione, alza la parabola, sbaglia, prova a lottare a rimbalzo, ancora la giocatrice portoghese che secondo il direttore di gara è stata l'ultima a toccare, non è, per usare un eufemismo, d'accordo. Lavinia da Silva che torna in zona difensiva, la rimessa per il Sanga è già stata eseguita, Martelliano per Canova. Ora ancora Martelliano che sceglie di andare dalle parti di Novati, vorrebbe palla in ricezione profonda a Vente che viene però ancora una volta ignorata da parte delle compagne, lavora qui bene a rimbalzo la giocatrice maglia numero 21 che va allora a trovarsi da sola il punto numero 8 della sua partita. Liga Vente non è stata fino a questo momento una delle protagoniste del match, la giocatrice lettone, vediamo se sarà protagonista invece questa fase finale dell'incontro che si preannuncia caldissima. Tiro in allontanamento sbagliato ora da Sarni, si lotta ancora furiosamente là sotto con da Silva che in piena transa agonistica andava a caccia del pallone contro tre giocatrici avversarie. Martelliano, ora palla ferma pertanto troppo tempo qui Novati con Mastio che rischia il flopping sul tentativo di Novati che la manda al diavolo per questo tentativo di simulazione, voleva una sanzione disciplinare la panchina della Sanga, viene richiamata, riceve un richiamo ufficiale Beatrice Mastio per questa simulazione contro l'iniziativa offensiva da parte di Paola Novati. Cambio, esce Vargiu, protagonista di brevissime apparizioni in partita, torna in campo Templari, 37 secondi al termine questo accesissimo terzo quarto, davanti c'è la formazione di casa, 48 a 46 il punteggio, è pressa a tutto campo ora per Milano. Templari ne viene fuori bene, Mastio copiata con Canova, si va poi da Sarni, consegnato per Rossi, ancora Rossi che stavolta lavora sul blocco di da Silva e poi sparacchia il pallone malamente, recuperato il Sanga ora in zona d'attacco con Martelliano. Un po' di ritardo ora la difesa della Virtus, va a schierarsi Canova, ancora per Maffenini, 7 secondi per il tiro del Sanga, Maffenini con Sarni che accetta il cambio difensivo ma va a segno Maffenini, che canestro di Giulia Maffenini, finisce il terzo quarto e il Sanga proprio a fil di sirena rimette la testa davanti, 49 a 48 per effetto di questa miracolosa tripla andata a segno da parte di Maffenini. Ora sono 21 i punti nella sua partita, altra pausa per noi, poi torniamo in diretta dal Palarestivo di Cagliari. Riprende il gioco al Palarestivo di Cagliari, ultimo quarto, Sanga Milano davanti, 49 a 48 il punteggio sulla Virtus Cagliari. Un occhio intanto cosa sta succedendo anche sugli altri campi del campionato di Serie A 2 femminile. Cuscagliari avanti di 5 contro il Basket Club Bolzano, 40-35 il punteggio, sfida cruciale questa in chiave salvezza per la formazione universitaria allenata da Federico Sciascia. Intanto appena iniziato l'ultimo quarto c'è già un time out chiesto da Iris Ferazzoli, tecnico argentino della Virtus Cagliari, punteggio che non è cambiato rispetto all'inizio dell'ultimo parziale di gioco, 49-48 sempre in favore della formazione meneghina. Dicevamo risultati dagli altri campi con vantaggio nettissimo del GEAS Sesto San Giovanni sul campo del San Salvatore Selargius, 46 a 27 e questo il punteggio. Poi in serata ci saranno le altre sfide zona playoff, particolarmente interessante il match tra Costa Masnaga ed Empoli. Tanto per quel che riguarda il girone B del campionato di Serie A2,
c'è un risultato, dovrebbe essere già finale, successo della Maddalena Vision Palermo su Castellammare di Stabia. Palermo che schiera la giocatrice sarda a partire da questa giornata di campionato, Federica Casula, tesserata dal club siciliano, che è andata a segno con 6 punti, è stata anche lei dunque tra le protagoniste dell'incontro. Intanto torniamo a seguire il match dopo il time out, le squadre sono tornate in campo. Rimessa dal fondo per la Virtus con Templari, va a eseguire, cercata e trovata fuori Vargiu, l'ultima a toccare è stata una giocatrice del Sanga, in particolare Novati, che andava a caccia del pallone. Rimessa dal lato stavolta per la Virtus, Sarni, il palleggio contro Maffenini, poi Vargiu, palleggio insistito da parte di Vargiu che poi lo chiude, va un po' in difficoltà, riesce comunque a servire Vigna da Silva, qui c'è spazio per Mastio, si va in angolo da Sarni, il tiro dalla lunga sbagliato, rimbalzo di Maffenini che poi corre dall'altra parte, giocatrice in maglia numero 10, miglior realizzatrice dell'incontro. Poi Canova con problemi sulla pressione di Mastio, ancora l'energia difensiva delle Cagliaritane che sta mettendo in difficoltà l'attacco di Milano, qui Martelliano prova ad andare in penetrazione, costretta all'errore, ancora dalla buona difesa virtussina, Templari dall'altra parte con la mano sinistra indietreggia, poi va da Sarni che ha mano da quella posizione, Sarni però è sfortunatissima, qui il pallone sputa la sua conclusione, lavora benissimo al rimbalzo Beatrice Mastio che si guadagna il fallo della difesa, 49-48, non si è ancora segnato in questo ultimo quarto di gioco, ci proverà ora Beatrice Mastio con questa doppia chance a cronometro fermo. Primo libero non trova fortuna da parte di Mastio, il secondo sì, e allora parità a quota 49 qui al Palarestivo di Cagliari. Martelliano va dentro da Maffenini, tiro in allontanamento sbagliato, si lotta a rimbalzo, Sarni strappa via il pallone, lo porge poi a Vargiu, possesso importante questo per la Virtus che può tornare ancora una volta davanti nel punteggio, Vargiu per Sarni, Virtus che contro le grandi davanti al pubblico amico, in più di una circostanza si è trasformato andando a vincere in alcuni casi, in altri casi a perdere con grande onore. Qui canestro dall'angolo ancora per Sarni e allora arriva il vantaggio Virtus, 51-49, 2 punti per Sarni con buona mano dall'angolo, e si fa vedere Maffenini che voleva il pallone sul taglio, si va invece da Martelliano, partenza in palleggio di Martelliano, scarico per Novati, tiro dall'angolo per Novati che va a segno, allora un canestro dall'angolo, la Sanga Milano risponde con un altro canestro dall'angolo a opera di Novati, qui si va da Silva, c'è tantissimo spazio dimenticato un po' dalla difesa, Silvia Sarni che sbaglia fronte a canestro, riprende il gioco ora Canova per Novati, Maffenini prova a farsi vedere, c'è anche Martelliano fuori dall'arco, Novati con tantissimo spazio per il tiro da tre, lo manda sul primo ferro, rimbalzo di Da Silva e poi Sarni che cede il pallone a Vargiu. Vargiu chiama lo schema maglia nell'attacco della Virtus, c'è tantissimo spazio ancora una volta concesso a Sarni che viene presa solo ora in consegna da Canova, Canova che poi va a sporcare questa linea di passaggio, contropiede Sanga con Martelliano che tende però a giocare contro la difesa schierata, partenza in palleggio per Canova, palla per Novati dall'angolo, errore, sbaglia tanto nel corso di questo ultimo quarto, sono arrivati pochissimi punti, pronti due cambi, intanto torneranno Guarneri per il Sanga e Rossi per la Virtus, qui a rischio di palla persa Mastio che poi viene sgambettata in maniera fortuita da parte di un'avversaria, Vargiu dall'altra parte va a spendere un fallo antisportivo su Maffenini che era lanciata in contropiede, pronta a realizzare 2 punti facili, arrivano ora i cambi, torna Rossi per la Virtus e torna Guarneri per il Sanga, ora verrà amministrato questo fallo antisportivo
messo da Vargiu che esce, ma Fenini in lunetta, primo libero sbagliato da Giulia Maffenini, giocatrice nativa di Tradate in provincia di Varese, che ha avuto modo di esordire anche in Serie A1 con il Pool Comense, sua terza stagione a Milano questa. Come detto, la miglior realizzatrice di squadra con 14,7 di media. Esce Canova, torna Pozzecco, altro cambio per coach Pinotti che continua a dare indicazioni alle sue ragazze. Maffenini è pronta a eseguire la rimessa, 6 minuti 24 secondi al termine del match, sempre più 1 Sanga Milano, 52-51 contro la Virtus Cagliari. 20 fuori per Maffenini, poi Martelliano con tanto spazio per il tiro da 3, cortissimo, qui l'ultima a toccare è stata Silvia Sarni, un po' sfortunata qui, e allora rimessa dal fondo per... anzi, l'ultima a toccare, un po' di indecisione con Mastio che si era portata ridosso dalla posizione della rimessa, pallone che viene però assegnato al Sanga, poi infrazione di passi qui a parte di Vente che prosegue nel suo pomeriggio non indimenticabile, palla persa dal Sanga che rimane però in vantaggio di una lunghezza sul 52-51, 6 minuti 9 secondi al termine del match. Sarni col consegnato per Rossi, palleggio ancora da parte di Rossi, poi i Templari in uscita dai blocchi, Sarni finta e poi il pallone sparato all'indirizzo di Mastio che ha qualche problema nel controllarlo, poi spinta Rossi che riceve il fallo da parte della difesa, fallo commesso da Pozzecco. Questo è il terzo personale di Pozzecco, ci sarà rimessa dal lato per la Virtus, 2-2 la situazione dei falli di squadra. Templari si porta in posizione per la rimessa, poi Sarni che ribalta all'indirizzo di Lavinia da Silva, poi il ritmo da tre punti, Sarni cortissimo però il suo tiro dalla lunga distanza, un po' fuori giri questo attacco della Virtus con Sarni che ora torna mestamente in zona difensiva, chiamata d'attacco da parte di Pozzecco. Martelliano osserva la situazione, va da Maffenini, poi situazione perimetrale ancora per Pozzecco, Maffenini, ancora Martelliano, fa vedere Vente, la penetrazione è tentata da Martelliano, costretta a indietreggiare, accetta il cambio difensivo da Silva, il pallone che danza sul ferro e poi esce Rossi per la Virtus a imbastire una nuova trama d'attacco. Il palleggio ancora da parte di Rossi, blocca da Silva, Sarni che va per Mastio, la finta di Mastio, il passo e tiro di Mastio, a segno trova il primo canestro su azione della sua partita Beatrice Mastio, e ancora vantaggio Virtus che controsorpassa sul 53-52 quando siamo entrati nella seconda metà dell'ultimo quarto. 20 in allontanamento, gran canestro qui per Liga 20. E torna davanti Milano, 5-4, 5-3, palla in mano per la Virtus. Rossi dal palleggio, mano a sinistra, Maffenini prende in consegna, poi Mastio per Sarni, palla ora per Templari dall'altra parte, il tiro di Templari sbagliato, Vente non riesce però a mantenere in gioco il pallone, sfortunata qui la giocatrice lettone. Coach Pinotti ha qualcosa da dire agli arbitri, quanto sta per tornare sul parquet Canova, esce Martelliano nelle fila del Sanga, guarda verso la sua panchina anche coach Ferazzoli, rotazione molto corta la sua, solo Vargiu, Pellegrini, Bettoli e Mancini, tra l'altro per pochissimi spezzoni di partita sono entrate in campo per la Virtus a dare un po' di respiro al quintetto titolare. Ora il tiro da tre se lo prende Rossi, lo sbaglia, rimbalzo importante qui conquistato da Liga 20, poi riparte l'azione del Sanga con Pozzecco, il pallone poi per Canova, Guarneri ora non trova lo spazio, cerca di crearselo, Guarneri a rischio, infrazione di passi che arriva puntualmente sanzionata da parte della coppia arbitrale. Ancora coach Ferazzoli a dialogare con Mastio e sta arrivando un altro cambio invece per il Sanga con Novati che sostituisce Guarneri, rimessa dal fondo per la Virtus, 4 minuti 1 secondo da giocare nel corso dell'ultimo quarto, vantaggio per la formazione ospite, 54-53 il punteggio.
il gioco che riprende il possesso affidato ora a Chiara Rossi, che lavora sul blocco di Da Silva. Si fa vedere Templari, si va invece da Sarni per il tiro da tre punti, tabellata di Silvia Sarni, rimbalzo conquistato ora dal Sanga, che prova ad accelerare. Maffenini, Novati dentro, appoggia due punti. Allora prova ad allungare sul più tre il Sanga, 56-53, 3 minuti e 20 al termine. Templari col pallone in mano, accoppiata con Pozzecco, sale Sarni per il blocco, mano sinistra per Templari da tre. Templari, sarebbe stato questo un canestro importantissimo per la Virtus, ma Templari non trova la giusta misura. Allora riparte il Sanga qui con Maffenini dal palleggio, Canova pescato molto bene, il taglio di Ligavente a lungo da parte del Sanga nel momento di maggior difficoltà, 58-53 ora il punteggio in favore della formazione allenata da coach Pinotti. Sta perdendo terreno la Virtus, allora coach Iris Ferazzoli deve ricorrere al time out. Tornano in campo le squadre dopo il time out chiamato da Iris Ferazzoli per cercare di venire fuori da un momento di difficoltà con il Sanga che ha allungato sul 58-53. Ora Rossi in possesso del pallone, accoppiata con Maffenini, si fa vedere, riceve il pallone Sarni, va a cercare il pallone Pozzecco, per poco non lo recupera, qui arriva il recupero da parte del Sanga, spedita in contropiede, Pozzecco prova a disturbarla ma non può nulla, Mastio più 7 Sanga, 60-53 ora il punteggio, 2 minuti e 30 secondi al termine del match. La Virtus anche in virtù della stanchezza sta perdendo terreno, qui va a prendersi un tiro affrettatissimo con Chiara Rossi che scheggia malapena il primo ferro, ed era un aspetto inevitabile questo per quanto riguarda la Virtus, ovvero la stanchezza che affiora inevitabilmente a fronte di una rotazione molto molto corta. Qui sbraccia e rischia qualcosina Sarni sulla pressione di Novati con la gomitata, già era costata carissima a Ridolfi in occasione dell'ultimo match della Virtus, la sconfitta di Carugate. Qui il fallo viene sanzionato a Novati, allora rimessa dal fondo già eseguita dalla Virtus che non vuole mollare nonostante la stanchezza. 60-53, palla in mano per le bianco-blu, Vargiu ancora da tre punti, stavolta lunghissimo, si poteva forse ragionare un po' di più nell'attacco cagliaritano. Allora buon gioco il Sanga nel riportarsi dall'altra parte per cercare di chiudere definitivamente il match, lo fa Giulia Maffenini con questa tripla, vale anche il suo punto numero 25, gran prestazione personale dal punto di vista offensivo di Giulia Maffenini, 6 su 9 da 2 e 4 su 9 da 3, queste le sue statistiche, più 10 Sanga, 6-3, 5-3, 1 minuto e 22 al termine, partita ora davvero pressoché impossibile da riprendere per la Virtus, anche se Marta Vargiu non si vuole arrendere, stavolta il tiro da tre punti lo manda a segno, il secondo della sua partita, sono 6 i punti di Marta Vargiu all'interno di questa partita, 56-63, Maffenini pescata molto bene, Vente con il taglio là sotto, l'asse Maffenini Vente funziona a dovere in questa circostanza, Sanga in controllo ancora, 6-5, 5-6. Stiamo per entrare nel ultimo minuto di questa partita con la Virtus che ora ci prova più che altro per l'orgoglio. È stata anche quest'oggi a cospetto di una delle big del girone, una prestazione assolutamente generosa per le bianco-blu che però faticano nei finali di partita a fronte di una rotazione molto molto corta. Templari ancora a segno intanto dalla lunga distanza, meno 6 Virtus, 65-59 quando mancano 49 secondi al termine dell'incontro. Ovviamente la formazione di casa non vuole mollare di un centimetro nemmeno a fronte del passivo di 6 lunghezze. Dall'altra parte coach Pinotti prova a portare un po' di calma
dal punto di vista anche difensivo per gestire questi assalti orgogliosi nel finale da parte della Virtus. Virtus che invece giocherà il tutto per tutto. Un'occhiata alle statistiche, abbiamo detto dei 25 di Maffenini, ci sono poi i 14 di Vente, ha conquistato anche 7 rimbalzi, dunque nonostante la prestazione abbastanza silenziosa si è fatta sentire dal punto di vista statistico. Liga Vente e Maffenini e Vente sono le uniche giocatrici in doppia cifra per ciò che riguarda il Sanga Milano. Dall'altra parte in doppia cifra invece ci sono Rossi con 15 punti, Templari e Gomez da Silva con 12 e anche Silvia Sarni con 11, 12 e 8 rimbalzi per da Silva, 11 e 6 rimbalzi invece per Silvia Sarni. Intanto è terminato il time out e ora il gioco che sta per riprendere. Sanga che deve portare a termine la vittoria che mai ha un passo. Pozzecco ora sulla pressione di Vargiu riesce a mantenere il controllo del pallone, pallone che poi arriva dalle parti di Maffenini, lavora sul blocco di Vente, Maffenini va dentro in angolo, c'è Novati, poi Pozzecco che va dentro in penetrazione, arresto e tiro, non arriva il fischio arbitrale, ci poteva stare probabilmente in questo caso, riesce a arrivare sul pallone vagante Canova che poi subisce il fallo da parte della difesa, 27 secondi al termine e il punteggio non è cambiato, sempre più 6 Sanga, 65 a 59 e ancora un possesso per la formazione milanese, 14 secondi per trovare un tiro, 27 invece sono i secondi che mancano al termine dell'incontro, 20 con Virtus che ora sembra rassegnarsi alla sconfitta, la gomitata qui abbastanza evitabile da parte di Novati su Templari, va a chiedere scusa a Novati ma non è stata granché questa sua giocata, ha alzato il gomito su Templari che cercava di difendere, fischio, fallo in attacco, 18 secondi al termine, la Virtus prova ancora a trovare un canestro, qui ancora un fischio lontano dalla palla con Novati e Sarri che sono andate ad allacciarsi, un po' nervosa ora la giocatrice in maglia numero 3 del Sanga che probabilmente uscirà, viene richiamata in panchina da coach Pinotti molto saggiamente, rimandata in campo Guarneri, ha riconosciuto il momento di particolare nervosismo da parte della sua giocatrice che rischiava tra l'altro di diventare dannoso per tutta la squadra. Intanto Sarni ha sbagliato dalla lunetta, a 12 secondi dal termine mantiene le 6 lunghezze di vantaggio la Virtus, qui situazione abbastanza curiosa con un'invasione collettiva prima del libero di Sarni, il secondo va dentro, 60 a 65, c'è ancora un altro time out con la Virtus, vuole andare fino in fondo, vedremo se andrà a spendere un fallo o come, in ogni caso verrà amministrato questo possesso dal punto di vista difensivo, ricordiamo che mancano appena 12 secondi al termine dell'incontro. Intanto torniamo a dare un'occhiata a quello che sta succedendo sugli altri campi col Geas capolista che dilaga sul parquet del San Salvatore, 52 a 37 il punteggio, intanto a 3 minuti dal termine dell'incontro Bolzano è avanti sul campo della Virtus Cagliari con il punteggio sul campo del Cus Cagliari, ovviamente scusate, con il punteggio di 48 a 42, partita questa molto molto equilibrata, fondamentale per il cammino salvezza di entrambe le formazioni. Intanto 12 secondi al termine col Sanga che torna in attacco, qui palla persa in maniera assolutamente evitabile la formazione milanese, allora la Virtus che prende un tiro da tre rapidissimo con Rossi, primo ferro e poi Canova che arriva a recuperare il rimbalzo, la Virtus non riesce a commettere fallo, allora finisce qui un'orgogliosa Virtus Cagliari, non riesce ad avere la meglio del Sanga Milano che passa al pallarestivo di Cagliari con il punteggio finale di 65 a 60. La formazione di coach Pinotti ha avuto tanto tantissimo in questa partita da Giulia Maffenini che chiude
a quota 25 punti. Noi interrompiamo, ma soltanto per un attimo, la diretta. Tra pochissimi istanti saremo in campo, pronti a offrirvi le dichiarazioni a caldo dei protagonisti di questo incontro. E oggi però io devo fare veramente i complimenti a Iris, perché ha studiato la partita magnificamente, ha messo in campo le sue ragazze veramente in maniera splendida. Chiara Rossi ci ha fatto un mazzo incredibile, è stata veramente una spina nel fianco per noi, lei, Templari, si sa il suo solito oggi Rossi, e anche Lavinia da Silva e Sarni hanno veramente lavorato molto bene. Noi abbiamo veramente dovuto pescare dei jolly e devo dire che l'abbiamo vinta in difesa. Quando eravamo sotto 48-40 mi sono inventato una box and one, una triangolo e due, matchata molto, nel senso che dovevamo anche seguire alcuni tagli, ce la siamo veramente inventata, ci è andata bene, a volte ci vuole anche un po' un pizzico di provvidenza. Ebbene così, io però dico che faccio i complimenti alle mie ragazze, perché dopo la sconfitta di Crema, dove in realtà avevamo stravinto quella partita, perdere quella partita, purtroppo spesso e volentieri poi si cade in un gorgo in cui non si esce più. Oggi è stata una partita splendida, di grande carattere, hanno tirato fuori le palle, quello che è un po' mancato nell'ultima partita, e per me questo è importante. Questa partita secondo me potrebbe essere una svolta per noi, una svolta molto positiva. E per chiudere, guarda, auguro tutto il bene possibile, perché Virtus Cagliari non si merita di stare nella posizione dove sta, perché esprime un bel gioco, giocano bene, hanno poche rotazioni, però secondo me merita di stare molto più in alto, addirittura è una squadra da playoff, secondo me. Grazie mille a coach Pinotti per la sua analisi assolutamente esaustiva sull'andamento di questo incontro, sulle sorti anche, lo abbiamo sentito, nella Virtus Cagliari. Ora un'altra piccolissima pausa, cerchiamo un ospite anche nella formazione di casa, rimanete ovviamente su Directa Sport. Genova, l'altra sta in via Campania. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, allora. No, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored. Torniamo in diretta, allora c'è Marta Vargiu per commentare assieme a me questo incontro. Marta, un'altra prestazione orgogliosa contro una big del campionato non è bastata, probabilmente anche le rotazioni corte costano caro in una delle partite di questo tipo. Sì, in effetti eravamo pochissime, aveva pochissimi cambi rispetto magari all'altra squadra. È un peccato perché arriviamo sempre punto a punto e poi non riusciamo a portare due punti a casa. La sensazione è però che il modo di fare basket di coach Ferrazzoli pian piano abbia fatto breccia nella squadra, tu l'avevi già avuta in precedenza, come hai visto l'andamento di questa stagione che è stato un po' particolare per voi? Sì, è un lavoro sicuramente che all'inizio sembra un qualcosa di magari difficile, oppure sembra che non riesca magari a... non riusciamo a dare magari quello che magari lei vuole, però piano piano il lavoro si vede. Stiamo crescendo partita dopo partita. A fronte di questa sconfitta ti chiedo quali possono essere le prospettive per il vostro campionato. La zona playoff è abbastanza irraggiungibile a questo punto, anche perché là davanti continuano a correre. La salvezza sembra cosa abbastanza tranquilla, anche se nel pre-partita Nello Schiru ha predicato calma da questo punto di vista. Cosa prevedi insomma nell'andamento nei prossimi mesi di campionato? Ma sicuramente dobbiamo cercare di portare più punti possibili a casa. E non guardare le altre, pensare a noi, giocare partita dopo partita appunto, e cercare di vincerne il più possibile, poi alla fine si vedrà. Grazie mille allora a Marta Vargiu che ha commentato assieme a me questa partita. Non mi resta altro che chiudere allora la diretta dal Pala Restivo di Cagliari. Vi ricordo che il Sanga Milano ha battuto la Virtus Cagliari con il punteggio finale di 65-50, grazie ad Andrea Farris che ha curato le immagini relative a questa diretta, grazie a Mauro Farris che invece ha curato la parte tecnica. A tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco.